Partire da piccoli nel promuovere sani stili di vita vuol dire aumentare l'efficacia che questi sani stili di vita si consolidino poi durante la vita dei ragazzi. Questo è l'obiettivo della prevenzione. Con i bambini piccoli è chiaro, utilizziamo dei linguaggi specifici, il gioco, la favola. Poi man mano che crescono si utilizzano strumenti diversi, soprattutto con gli adolescenti, momento in cui c'è un normale desiderio di trasgressione, un normale desiderio di sperimentare cose nuove, ecco allora li aiutiamo attraverso dei laboratori e attraverso anche il gioco di ruolo a capire quali potrebbero essere i fattori protettivi e i fattori invece di rischio a cui vanno incontro, perché l'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza per poter fare delle scelte e prendere delle decisioni buone per la loro vita e per la loro salute. Un altro strumento molto importante che viene utilizzato nei nostri progetti è la peer education, cioè ragazzi che fanno un percorso di formazione e poi parlano ai loro coetanei di sani stili di vita. Questo aumenta l'efficacia perché i ragazzi sanno trovare un linguaggio adeguato per diffondere e per parlare appunto di alcol, fumo, sostanze ai loro coetanei.